Nella sede dell'Ente Nazionale Sordomuti di Pavia vivono da alcuni giorni 19 persone, rifugiati ucraini, in arrivo da Kiev e Kharkiv. Quasi tutti sono non udenti, sono scappati a fine febbraio quando è scoppiata la guerra e hanno viaggiato 8 giorni per arrivare fin qui. Li hanno accolti i membri del consiglio direttivo, il presidente Piero Anselmo e i suoi collaboratori. Si riesce a comunicare grazie all'aiuto di un interprete, Natalia Orova, arrivata a sua volta dall'Ucraina 4 anni fa. Le lingue dei segni sono infatti diverse nei due paesi. Però sono ucraina. Avevo sangue di Ucraina, anche avevo tanti dolori nel mio cuore per questi ucraini, perché sì, questo è il mio paese, anche i miei parenti, mamma e papà, che sordomuti, conosce lingua dei segni. Da noi molto dispiace per queste persone che sono venute qua e rovinate sua casa, sua vita, tutto. Anch'io sono ucraina partita prima da qua, anche dal colpa da questa guerra che si trova da Donbass. Sono paura perché l'ho rovinato non è solo casa, rovinato anche casa di dentro il cuore, è nostro anima. Oggi pomeriggio viene una persona da comune, dottore Costantini, che ha trovato posto bello del caso di accoglienza San Carlo qua vicino, sì. Si trova a 150 metri dal nostro ufficio per queste povere persone che sono venute qua e troviamo stanze separate per famiglie con bambini, anche per adulti che aveva famiglie di più, trovate tutte stanze private, anche con cucina, con doccia, con bagno, con tutto a posto. Tutti armadi, tutti letti, tutto nuovo. Siamo contenti per loro. Natalia e Piero ci mostrano i dormitori allestiti in fretta e furia nelle aule didattiche e la cucina rimessa in funzione per preparare i pasti caldi. Una situazione di emergenza che si è conclusa grazie all'intervento di comune e prefettura. I rifugiati avranno infatti uno spazio nel dormitorio San Carlo. Ci tengono a ringraziare tutti quelli che li hanno aiutati sia alla frontiera che qui in Italia. Voi tutti siete con una grande, caldissima e dolce famiglia. Persone che vivono qua, i nostri vicini, portate tante roba dal vestito, tante attenzione da nostri bambini, da noi, da tutti. Io non voglio parlare con politico, però... Meno male siamo qua, anche i miei amici che più vicini da mio cuore sono qua. Grazie mille tanto per persone che prendono noi qua e danno questo posto per dormire e mangiare. 8 giorni dalla strada per venire qua, tanto brutto, è bruttissima questi 8 giorni. Grazie di tutti, dal Piero Anselmo, perché lui mi prende da Milano, da stazione Milano, dove io non sapevo dove andare. Io sono contenta quando lui è venuto, grazie mille per suo cuore che ha trovato sono qua e questo calde stanze, calde posto. Sono venuta qua da Ucraina, di guerra, città Kharkov, siamo scappati e non sapevi dove andare. Meno male, ho trovato il numero di telefono Piero, ho chiamato lui. Adesso stiamo trasferendo da un altro posto, casa di accoglienza, speriamo troviamo bene vita qua e speriamo anche finisce guerra più presto. Alla sede di Pavia si lavora anche per inserire i bambini a scuola. I loro sorrisi e la loro voglia di giocare sono un bellissimo segnale di speranza in questi giorni difficili. Magari troviamo una stanza come nostro aula corso LIS per 4-5 bambini. Chiamiamo uno insegnante, anche interprete lingua dei segni, e mettiamo anche lingua dei segni chi aveva esperienza superiore da me per spiegare questa tutta lezione per questi bambini. Speriamo troviamo questa uscita. Dipende, loro già qua e salvata sua vita. Io faccio domande per tutto, magari troviamo un'altra uscita per Milano. Speriamo bene, ci vediamo dopo per questo. Ci vediamo a settembre perché adesso non possiamo mettere a scuola, già sistema chiusa. E questa è una bambina, lei è sordomuta. Però lei è brava. È un po' timida. È un po' timida.